Benvenuti all'appuntamento con la trasmissione M Sera. In questa puntata abbiamo ospite con noi la dottoressa Patrizia Ceccarani, che è il direttore dell'area tecnico-scientifica della Lega del Filo d'Oro. Buonasera e benvenuta. Buonasera, grazie dell'invito. I temi sono tanti che vogliamo affrontare con lei, la ringraziamo per aver accettato il nostro invito dalla realtà della Lega del Filo d'Oro che da oltre 50 anni è vicina e aiuta a migliorare la vita di tante persone sordocieche o pluriminorate psicosensoriali con tutto quello che fate in questi anni, ma vorrei iniziare più da una data recente che è quella del 29 febbraio, diciamo 28 per questo anno, che è la giornata mondiale dedicata alle malattie rare. E quindi volevo capire che cosa anche la Lega del Filo d'Oro fa per le persone sordocieche affette anche da malattie rare, un dato in crescita. Però prima, la prima domanda per lei è che cosa si intende per malattia rara? Per malattia rara si intende generalmente un gruppo di patologie che sono accomunate da una bassa prevalenza nella popolazione. Si parla di 5 persone ogni 10.000 persone. Quindi malattie rare spesso sono anche sindromiche e questa è un po' la caratteristica delle malattie rare che affiorano, avvengono verso la Lega del Filo d'Oro. Quindi in crescita, dicevo in apertura, se può darci anche un dato, anche per voi, l'esperienza con persone sordocieche affette anche da malattie rare, che dati ha e quali sfide in questo caso ulteriori bisogna affrontare? Diciamo, noi a differenza degli anni passati, dove la causa principale delle varie patologie, quindi della pluridisabilità e della sordocecità, dipendevano soprattutto dalla rosolia o dalla prematurità. Nel tempo, piano piano, si sono presentate sempre di più anche nei nostri confronti le malattie rare. Ci sono alcune malattie rare che portano problematiche sia di sordocecità, appunto, che problematiche di pluriminorazione psicosensoriali, come potrebbe essere la sindrome di Charge, la sindrome di Usher, la Norrie ed alcune malattie che sono anche poco presenti e sono pochi casi nel mondo. E diciamo quello che noi abbiamo in questo momento in un anno, diciamo su circa 100-120 utenti, persone che si presentano per la prima volta al centro diagnostico di qui a Osimo, e circa il 50% l'anno scorso presentavano una malattia rara. Quindi negli anni possiamo dire che si è aumentata di circa il 19% rispetto a una proporzione dell'inizio, insomma, dell'apertura del nostro servizio. Leggevo un dato in cui si parla di bambini, generalmente bambini sotto i 12 anni che comunque ancora non hanno una diagnosi certa. Sì, diciamo fare diagnosi di malattia rara non è semplice. Adesso con il genoma è molto più semplice rispetto a una volta, però alcune malattie ancora non sono conosciute, quindi è facile che non ci sia una diagnosi precisa o ci sono delle malattie che richiedono più tempo perché siano diagnosticate. Sicuramente più si va avanti con il genoma, più si va avanti con la ricerca scientifica per conoscere malattie rare, e meglio è, perché prima c'è una diagnosi e prima ci può essere anche un intervento educativo, riabilitativo, sociosanitario adeguato. E qual è quindi l'approccio, anche il metodo della Lega del Filo d'Oro in questi casi, anche sia con la persona, con il soggetto e anche con le famiglie? Allora, diciamo, per quanto riguarda il nostro approccio, è un approccio educativo-riabilitativo, quindi c'è una presa in carico su tutto quello che è possibile fare perché si possa gestire un progetto di vita il più completo possibile, il più esauriente possibile per la persona. Quindi il nostro intervento parte dalla diagnosi, da una diagnosi funzionale, e per capire sia le sue problematiche sensoriali, sia i suoi residui, ma soprattutto le sue capacità e le sue potenzialità. E da qui si imposta un piano di trattamento, di intervento personalizzato, individualizzato, diciamo gestito da un'equipe interdisciplinare dove si va appunto da tutti i specialisti medici che ci aiutano anche nella diagnosi funzionale delle varie patologie, a quello che può essere i terapisti, dalla musicoterapia alla psicoterapia,
al lavoro in piscina oppure sulla, diciamo, la fisioterapia, il tecnico degli ausili, orientamento mobilità, ma la figura principale è soprattutto l'educatore all'interno della nostra, delle nostre strutture, perché appunto essendo persone che nella maggior parte dei casi hanno una disabilità congenita, ci sono nati, quindi non è da trasformare alcune abilità in altre, diciamo, con altre opportunità, ma soprattutto educare. E quindi, giusto per capire, ecco, di quante ore parliamo, di che tipo anche di attività per questi bambini? Diciamo, il nostro intervento parte dall'autonomia personale e c'è tutto un intervento anche durante la notte per chi è, diciamo, ricoverato presso le nostre strutture, perché ogni momento della vita è un momento per poter apprendere, ogni momento può essere il momento per poter, diciamo, incrementare, implementare l'autonomia, l'indipendenza e la comunicazione, che sono i primi due obiettivi, o gli obiettivi comunque dove si presta tantissima attenzione, perché con questi due obiettivi la persona può più gestire se stessa piuttosto che essere gestita. E anche se la disabilità è severa, è grave, comunque possono essere loro stessi che ci dicono e che ci fanno capire soprattutto che cosa è bene per loro e come, diciamo, questo modo, questo nostro approccio poi lo rendiamo anche alla famiglia, cioè lo mettiamo nella condizione alla famiglia che lo stesso possa diventare l'educatore di suo figlio. Ed è per questo che noi all'interno del centro nazionale abbiamo anche le foresterie per accogliere le famiglie che stanno con noi tutto il periodo, diciamo, dei trattamenti intensivi all'interno del centro diagnostico o all'interno dei trattamenti a termine. O così anche per quei bimbi o le persone adulte che stanno per tempi un po' più lunghi, comunque per passare i weekend con loro e nello stesso tempo durante la settimana poter insieme a noi, diciamo, gestire il piano di lavoro con i loro figli. E tra le varie campagne che la Lega del Filo d'Oro ha in atto c'è appunto anche la campagna Hashtag Eroi Ogni Giorno, ricordiamo che cos'è. Allora, questa campagna, che è da fare un SMS solidale a 2 euro oppure da un telefono fisso a 5, per 5 euro 10 euro, perché diciamo, noi stiamo terminando il secondo lotto del centro nazionale per permettere che più persone possano frequentare la nostra struttura qui ad Osimo e quindi più persone possano beneficiare dell'intervento e della conoscenza della Lega del Filo d'Oro, che poi è importante Osimo perché diciamo, lavorando inizialmente con le persone che presentano sordocecità, anche adulte, non solo bambini, è possibile poi anche per i nostri colleghi che stanno nelle altre regioni, noi siamo attualmente presenti in 10 regioni, quindi attraverso i nostri servizi e sedi territoriali facciamo da ponte, no? Quindi noi, diciamo, impostiamo il piano di lavoro individualizzato e poi i colleghi lavorano invece con i servizi del territorio, con la scuola, centri diurni, l'inserimento lavorativo, perché queste persone possono avere una, diciamo, un miglior sviluppo possibile per sé all'età evolutiva, una maggiore inclusione e una scelta soprattutto un po' della loro vita. Sottolineava lei, presente in 10 regioni, da marchigiani siamo abituati a sentire la Lega del Filo d'Oro come una realtà prettamente marchigiana, in realtà, ecco, in 50 anni avete fatto tanto, state facendo tanto e quindi anche è cresciuta la rete della Lega del Filo d'Oro, quindi 10 regioni con numeri importanti, ci racconti anche un po' di lei, la sua storia personale, come nasce anche l'incontro con la Lega del Filo d'Oro. Allora, l'incontro con la Lega del Filo d'Oro inizia tanti anni fa, perché era il 1969, e diciamo alcune persone da Osimo sono venute ad Ancona perché c'era la, diciamo, la raccolta fondi, quella volta si chiamava, e quindi cercavano giovani per andare casa per casa per chiedere i soldi della Lega del Filo d'Oro. Quindi questo discorso di pensare persone che, diciamo, presentavano problematiche di vista e di udito, e siccome già da 2 anni era iniziata anche diciamo, la scuola per i bambini con non solo sordocecità ma con plurimminorazione,
E mi sembrava una cosa straordinaria, insomma, era un cambio di visione, no? Quindi anche perché Sabina Santilli, la fondatrice della Lega del Filo d'Oro, ha sempre, diciamo, stimolato a credere in queste persone, a credere in loro, e che alla fine si può fare se ci sono le condizioni giuste, ed è questa la filosofia che continuiamo a portare avanti. E quindi, diciamo, forse mi sono innamorata della Lega del Filo d'Oro, anche perché dopo la prima raccolta, casa per casa, bussare, eccetera, e ho iniziato anche a frequentare appunto l'istituto quando le insegnanti avevano lezione oppure durante le vacanze, quindi sempre come volontaria sono venuta a conoscenza anche direttamente i bambini. Fatto il primo soggiorno con le donne che presentano che presentavano e presentano sordocecità, e ho detto ok, vediamo di prendere l'università per poter un domani lavorare all'interno della Lega del Filo d'Oro, e quindi sono qui da oltre 40, quasi 46 anni sono dipendente della Lega del Filo d'Oro. Quindi tante storie sicuramente personali, vicende, vediamo anche tanti video che raccontano le difficoltà, ma anche, diciamo, la forza, il coraggio di tante famiglie, tante mamme. E ogni volta per lei, quando incontra anche realtà nuove, che cosa si sente di dire e che cosa scopre anche da ogni soggetto, da ogni storia differente? Allora, le storie, diciamo, sono tante e dico sempre che non finisco mai di apprendere. E ogni volta, soprattutto in alcune occasioni, e veramente c'è da stare, c'è un grosso lavoro anche interiore che devo fare, no? Perché essere sempre la persona neutra che dia, diciamo, le massime opportunità alle persone, no? Quindi anche alle famiglie, proprio per l'esperienza di tantissimi anni, di tante famiglie che ho incontrato, di tanti bimbi e adulti che ho incontrato, è quello di diciamo di spingere a credere nei loro figli, di spingere nella possibilità di fare, perché non c'è una persona che in qualche modo non dia, cioè, non, cioè ho visto tantissimi progressi. Possono sembrare dei piccoli progressi, però per le persone che hanno problemi veramente seri, veramente è un cambio di vita. Quando riescono a comunicare, o vedi che magari riescono a fare dei sorrisi, o possono in qualche modo gestirsi anche una minima autonomia, e sono, credo, dei risultati molto alti, e dimostrano, come dice anche la nostra campagna in questo momento, che sono veramente degli eroi, perché quando noi abbiamo iniziato come Lega del Filo d'Oro, nessuno scommetteva su queste persone, cioè dicevano che non c'era nulla da fare, invece diciamo c'è tanto da fare, tanto sacrificio per i genitori, tanto aiuto che devono anche accogliere quando arriva, perché non è semplice essere genitori tutti i giorni, per tutta la vita, di persone che hanno non solo problematiche o difficoltà di apprendimento, ma spesso hanno anche problemi di salute. Quindi, a differenza di un genitore che fa crescere il proprio figlio e poi, diciamo, si invertono, no, i ruoli, e qui il ruolo è sempre di genitore, anche quando il figlio è grande. Il Covid come ha cambiato la vostra attività, quella anche dei pazienti, delle famiglie e poi anche dei volontari, che sono tanti, hanno un ruolo importante nell'attività e nel mondo della Lega del Filo d'Oro? Allora, diciamo, la pandemia ha cambiato la vita a tutti, ha cambiato la vita all'interno dei centri, quindi anche del personale, e dove noi lavoriamo col tatto e col contatto con queste persone. Quindi anche per proteggerli, la massima attenzione anche nell'indossare i DP, ad essere attenti, anche a insegnare quando è possibile, quando è stato possibile, anche a far sì che i ragazzi stessi, le persone stesse, potessero usare magari la mascherina, lavarsi più spesso le mani, quindi quello che era possibile, diciamo, insegnarlo anche a loro. E per quanto riguarda il discorso appunto dei genitori e delle famiglie, è stata dura ed è dura tuttora, perché siamo ancora dentro il Covid, è quello di, per esempio, di non venire a trovare i figli,
che stanno all'interno dei 5 centri della Lega del Filo d'Oro. È stato quello delle genitori che vivono a casa con i loro figli, la paura di prendere il Covid loro, che il figlio prendesse il Covid. Quindi già un isolamento di norma presente ha aumentato questo isolamento. E per le persone sordocieche che vivono magari per conto proprio, anche tanta paura, perché poi anche nell'uscire, nell'essere autonomi, questo comporta usare il tatto. Quindi quello che noi siamo riusciti a fare, nonostante il Covid, è quello di essere molto vicini sempre o il più possibile, diciamo a tutti, sia con i genitori che hanno i figli ricoverati, ma sia anche con le famiglie e le persone sordocieche che vivono a casa. Quindi anche attraverso, diciamo, il discorso del lavoro a distanza, lavorando anche con la psicologa clinica, quindi facendo incontri individuali con le famiglie o a gruppi, incrementando sicuramente anche un incontro anche con le videochiamate. Quindi diciamo abbiamo dato ancora più spazio, perché diamo parecchio spazio alla tecnologia assistiva, però abbiamo ampliato ancora di più la tecnologia proprio per permettere sempre di più questo contatto. I volontari abbiamo cercato, soprattutto i primi mesi che non potevano nemmeno entrare all'interno o fare servizio, è quello di comunque cercare di coinvolgerli, quindi magari di fare delle telefonate ai nostri utenti, di poter magari gestire le favole a distanza con i bambini, oppure gestire dei racconti, leggere il giornale con altre persone e fare un po' lo stesso, la festa di Natale, la festa estiva, che noi siamo abituati a fare la festa d'estate, eccetera. È tutto sempre via internet, via Zoom, insomma, utilizzando il più possibile la tecnologia. È stato possibile anche nei casi opportuni portare avanti una sorta di DAD con la didattica a distanza? Come vi siete organizzati? Allora, il discorso per quanto riguarda il problema, diciamo, dei bambini è stato ed è più difficile fare a distanza, proprio per la gravità, la severità delle complicanze che hanno questi bimbi nell'apprendimento. Quindi, ad esempio, i nostri servizi territoriali sono stati molto vicini agli insegnanti di sostegno, che dovevano loro gestire la didattica a distanza, quindi dando dei suggerimenti, diciamo, essendo di a supporto appunto delle persone. Oppure abbiamo anche cercato di mandare del materiale didattico a casa, no? Quindi per favorire magari più alcune attività piuttosto che altre. E anche qui con i bambini si è stimolato il discorso magari di mandare delle stimolazioni, quindi se c'erano, diciamo, c'è un residuo sensoriale, magari potevano essere delle azioni o sensoriali musicali oppure visivi o, diciamo, in una interazione tra la maestra e il bambino, però sempre poi con la presenza del genitore. Quindi questo sicuramente è stato un peso ulteriore anche per le famiglie, no? Dover seguire direttamente anche una lezione a distanza. Parliamo anche di progetti futuri, un po' progetti in corso d'opera. Accennato prima al centro nazionale, c'è cioè un secondo lotto in fase di costruzione e per Lega del Filo d'Oro, che cresce e continua a dare risposte. Che cosa rappresenta questo centro e a quali tipo di esigenze riesce a dare risposte? Allora, il termine del nostro centro nazionale ci permetterà di avere più persone all'interno della nostra struttura e quindi poter seguire più persone con sordocecità e pluriminorazione e essere quindi maggiormente di supporto non solo alle famiglie ma anche ai servizi poi del territorio. C'è un discorso anche di una risposta un pochino maggiore per i marchigiani, dato che i bambini crescono, diventano adulti, i genitori non ci sono più e quindi diventa anche un modo per dare qualche risposta in più alla persona con sordocecità marchigiana. E diventerà diciamo sempre più un punto di riferimento anche come tutta attività tecnico-scientifica, perché stiamo andando sempre più avanti anche con il nostro centro di ricerca, soprattutto la ricerca psicopedagogica, e quindi anche il fatto che da circa 20
20 anni noi stiamo lavorando sulla tecnologia assistiva, questa esperienza e questa esperienza che ha maturato anche il nostro personale, che anche loro insomma è un eroe tutti i giorni, e ha permesso maggiormente di essere più vicini o di lavorare anche un po' con la tecnologia a distanza con le persone che vivono nel loro ambiente di vita. E nonostante il Covid, nel 2020 abbiamo aperto 2 sedi nuove, quindi una sede a Novara e una sede a Pisa, e gli obiettivi per gli anni futuri è quella di essere presenti in altre regioni, perché abbiamo visto la differenza che c'è quando noi siamo presenti in una regione con un'equipe, che è un'equipe diciamo socio-educativa, e però appunto fa da ponte con Osimo, può lavorare direttamente con tutte le risorse locali, può essere di sostegno maggiore, e sempre per tornare al discorso dei volontari, vuol dire anche avere dei volontari in questi ambienti nuovi, in queste future regioni ci saranno altri volontari, che quindi saranno altre persone che possono venire in aiuto e in qualsiasi momento, diciamo, no, di supporto, di accompagnamento, di gioco, di possibilità di piccole magari weekend, eccetera, con le persone che vive nelle loro case. Quindi è un grosso punto di riferimento a livello nazionale. Passi importanti dunque che vedono la Lega del Filo d'Oro protagonista all'inizio, quando è nata 50 anni fa, soprattutto in aiuto alle persone sordocieche, ma nel tempo la ricerca, personale qualificato, tutto quello che state facendo significa anche essere oggi più che mai un riferimento per dalla diagnosi precoce a tutto il mondo un po' della disabilità. Sì. Diciamo sicuramente partendo da pochi mesi di vita fino a 100 anni, io dico, e siamo un punto di riferimento per tutte le fasce di età, sicuramente per il nostro modo di lavorare, quindi per la nostra metodologia, che poi è una metodologia che ci siamo costruiti, no, attraverso appunto ricerca, attività tecniche, piano piano, perché quando siamo nati non si conosceva nulla sulla sordocecità e come gestire. È anche un lavoro che viene diciamo in qualche modo rinforzato o integrato anche dai progetti europei, perché lavoriamo anche molto con i nostri partner, diciamo, a livello europeo. Quindi ci sono tanti punti che aiutano a crescere, a essere poi a nostra volta, diciamo, un po' promotori, no, di cultura, promotori di conoscenze, ed è per questo che organizziamo anche conferenze nazionali, internazionali, workshop, abbiamo tanti tirocini nelle nostre sedi anche a livello, diciamo, riabilitativo, sociale. Quindi abbiamo un centro di documentazione che è raggiungibile appunto a livello online, quindi cerchiamo il più possibile di crescere e di condividere con chi vuole le nostre conoscenze. Ricordo quindi il sito legadelfilodoro.it, anche con tutti gli approfondimenti anche sulle singole campagne, compresa l'hashtag Eroi Ogni Giorno, e volevo chiedere quindi a lei brevemente anche ricordare qual è l'iter per poter arrivare alla Lega del Filo d'Oro per chi ha bisogno, insomma, sia come presa in carico e come consulenza. Allora, diciamo, facendo un numero, che è 071-72451, che è il centralino di Osimo, e quindi lì, diciamo, secondo il problema che uno presenta o la richiesta che fa, c'ha la deviazione all'ufficio giusto. E comunque invece chi presenta, che vuole presentare un problema più educativo riabilitativo, cioè vuole chiedere una consulenza, vuole magari fare una valutazione, è possibile appunto chiamare il numero che ho detto prima e chiedere il centro diagnostico, dove c'è l'assistente sociale e la dottoressa Laura Gambelli, che in questo momento sta accogliendo lei le richieste per poter iniziare l'iter, per poter poi essere ricoverati una settimana se è una valutazione dai 4 anni in su, e 3 settimane invece se sotto i 4 anni, che appunto è l'intervento precoce e quindi che richiede più tempo, più attenzioni. Oppure se uno vive nelle regioni dove abbiamo i nostri centri, può chiamare direttamente i centri, dove poi ci saranno le persone che
sapranno diciamo indirizzare o vedere se possono direttamente fare qualche cosa loro in loco oppure magari mandare la chiamata ad Osimo. Grazie dottoressa Ceccarani, quindi le chiedo una domanda insomma per capire che prospettive, colori permettendo il Covid ci sono tra centri estivi ormai credo improbabile, ma cos'altro per poter riaprire proprio le porte della struttura di Osimo? Allora diciamo sicuramente secondo come andrà la pandemia noi speriamo presto che si possa riprendere proprio la, piano piano, anche se insomma gradatamente, una continuità come era prima di lavoro con le persone e diciamo sia gli utenti e siano tutte le persone che entrano all'interno della Lega del Filo d'Oro. E, speriamo che si possa gestire sempre più e comunque un lavoro di contatto anche col territorio, no? Perché è importante che il territorio conosca sempre di più, diciamo, la popolazione che vive in quel territorio, no? Quindi le persone sordocieche e pluriminorate, e che appunto un po' la tecnologia comunque in questo ponte ci aiuti a, ad aiutare le persone con sordocecità e le loro famiglie. Quindi speriamo di vederci presto all'interno comunque delle nostre strutture. Grazie di cuore per questa intervista, dottoressa Ceccarani, ricordiamo direttore dell'area tecnico-scientifica della Lega del Filo d'Oro. Grazie. Grazie mille, buonasera a tutti.